lascialo. Se spostano quelle lì bisogna rimettere la posta lì. Gattina, il palco chiave del Padovano, abbiamo un gara migliore dal 2015, abbiamo un piano insieme a Francesco Bellis dalla Team Spring, inserisce al secondo posto a 45 centesimi da Manuel, Lorenzo Mazzero, Bellis e Ottana, inserisce in quinta posizione con Gatti, guardiamo i millesimi, credo, abbiamo Mario 20, Giovanni Lorenzetti, 20-80. 20-80 per il terzino del Terzo, ottavo Fabieri Lorenzetti, con Basiero e ora Alberto Calavia del Team Futura, 20-60. A 7,60, secondo Emanuele Becchis a 39 centesimi, terzo Francesco Becchis a 84, quarto Gatti a 1,36, quinto Tanel a 1,37, sesto Giardina a 2,23, settimo Curti a 2,50, ottavo Zanon a 2,61, nono Capanni, Marco a 2,80, decimo Dalavia, undicesimo Lorenzetti, dodicesimo Maggiero, Riccardo, tredicesimo Costantino, quattordicesimo Munari, quindicesimo Galassi, sedicesimo Roffare, è rimasto fuori, pensate, per due centesimi Edi Mortagna, che farà da spettatore per soli due centesimi Papà Mortagna, e poi Roberto Capanni fuori invece per 1,87. Tra le donne, prima Moretta 21,06, seconda Sorbello Elisa a 1,03, terza Elisa Rossato a 1,07, quarta Zaratense a 1,49, quinta Leonardo a 1,59, sesta Bernardi a 4,31, settima Pedretti a 4,33, ottava Berri a 4,78, fuori per 4 secondi e 49 Giulia Pedretti. Tra i cinque maschili, primo Gabriele Luis Leone, 20,47, secondo De Vala 75 centesimi, terzo Conto 1,26, quarto Biancan a 1,39, fuori per 2,20 Gianola. Tra le cintre femminili, prima Maria Vernizzi 24,21, seconda Jasmine Maria Gianola a 28 centesimi, terza Chiara Agostinetto a 31 centesimi, quarta Aurora Mernizzi a 1,51, fuori per 5,18 Alessia Calegaro, Martina Agostinetto prima tutta sola tra le giovanissime, nei master Guido Masiero 22,75, secondo a 2,50 Claudio Marchetto, eliminato per 1 secondo e 28 centesimi Daniele Zullian. A livello di curiosità vi sottolineo che Guido Masiero con il 22,75 avrebbe occupato la 18ª posizione assoluta, senza contare naturalmente i giovani, ad esempio dei giovani Gabriele Luis Leone con 20,47 sarebbe decimo assoluto, e nelle donne Maria Ivernizzi con 24,21 sarebbe
sesta. Sabrina Boretta che si conferma da... No. Valerio Eroffare, ottavi di finale, a prima di 29 sfide. Stefano Roffare, Montebelluna e Michele Valerio Carisolo. Il 46 Valerio che vince, il 56 Roffare, passa dunque Valerio. Ed ora Nicola Zanon, Valdostano, 54 contro il 51, il reggiano Marco Capanni. Valerio passa dunque ai quarti e affronterà il vincente tra Zanon e Capanni. Nicola Zanon 54, Marco Capanni 51, un valdostano, un reggiano. ...54 vince Zanon di misura. Zanon dunque che affronterà Valerio, ed ora Matteo Tanel, il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo nel 2019, campione del mondo in bolzanino anche nella team sprint, secondo i mondiali a livello individuale, contro Riccardo Lorenzo Masiero, il figlio d'arte, il figlio del grande Guido Masiero. Tanel Masiero. Con il 42 il campione del mondo che è in gara col pettorale di leader in Coppa, e con il 45 arriva rialzato ormai Masiero, va avanti Tanel, ed ora Gianmarco Gatti, la rivelazione, atleta della Valanzasca, contro Andrea Costantino. Chi vince affronta Tanel nei quarti. Costantino, anche lui di nordico di Bismantola, provincia di Reggio Emilia, all'ombra della celebre pietra di Bismantola. Gatti col 48, Costantino col 55, per completare il quarto di finale e trovare l'avversario a Tanel. E vince col 48 Gatti. Gatti contro Tanel. E ora andiamo nella parte bassa del tabellone con un altro campione del mondo, Francesco Bechis, campione del mondo insieme a Tanel nella Team Event 2019, già due volte campione del mondo juniores, una volta insieme a Giardina, nel 2015 a Zero di Fiemme, poi a Solettea, contro Paolo Munari, altro giovane molto interessante, Veneto, vice campione d'Italia a Rieti nei giovani, alle spalle del valsassinese Axel Artusi, tesserato quest'anno per il Livigno nel piccolo Tibet. Francesco Bechis col 44, Paolo Munari col 53, passa Bechis, ed ora un altro campione del mondo, colui che ha diviso il mondiale nel 2015 a livello juniore, Santiano di Fiemme, con Francesco Bechis, Jacopo Giardina contro Giovanni Lorenzetti. Giovanni Lorenzetti che è un giovane, anche lui Carisolo, un padovano contro un trentino dunque. Lorenzetti che è un giovane, da protagonista anche a un terzo posto a Rieti, col 43 Giardina,
che vince, dunque sarà sfida tra compagni campioni del mondo juniores 6 anni fa, Giardina contro Francesco Mechis e ora Luca Curti contro Alberto Della Via, col 47 Luca Curti, 12° nell'ultima Coppa del Mondo, Luca, dell'Orsago Treviso contro Alberto Della Via del team Futura. Dunque Mechis Giardina, siamo al penultimo degli ottavi di finale, poi partiremo con i quarti di finale femminili. Curti, 50 Della Via. Con 47 Luca Curti che passa il turno e andrà a affrontare il vincente tra Emanuele Mechis e Michael Galassi. Emanuele Mechis, campione del mondo 2015 a Gianelchiemme, campione del mondo a Solftia in Svezia 2017, da grande protagonista in Coppa del Mondo, l'uomo più veloce della storia nei 100 metri sugli sci da fondo con 10,78, vincitore di 2 gare del circuito mondiale di velocità nel 2019 a Tresili in Norvegia, Oberammergau in Germania, leader della classifica prima della sospensione del circuito mondiale per pandemia. Dunque Valerio contro Zanon, Tanel contro Gatti, Francesco Mechis contro Giardina, ora Emanuele Mechis contro Curti. Nessuna sorpresa, dunque il quarto più appassionante è stato quello forse tra Zanon e Capanni. E ora andiamo con la prova femminile, con i quarti di finale, con Sabrina Boretta prima contro l'ottava Paola Beri, una valdostana che compie oggi 18 anni, già seconda, lo ricordiamo, ad Amatrice, dietro alla Bolzano, quarta al campionato italiano, a Rieti, contro la Lombarda Valsassinese Beri, e chiude in scioltezza Sabrina Boretta che passa dunque il turno. Bravissima comunque anche Paola Beri per il suo impegno. Ed ora la volta di Giulia Leonardo, quinta, Milibrei, Valle d'Aosta contro Saratense, Orsago, Treviso, Veneto. La quarta contro la quinta, erano divise da 10 centesimi nelle qualifiche, Tenze davanti e Leonardo dietro, la 38 la Tenze, la 33 la Leonardo. Si vince, va ad affrontare la Boretta ed è la 33, che diamo, attendiamo conferma da parte della giuria, la 33 Giulia Leonardo, sarà dunque derby valdostano tra Boretta e Leonardo in semifinale. Lo fai? Ed ora abbiamo la terza contro la sesta, Elisa Rossato, Unione Sportiva Carisolo, Comitato Trentino, la vincitrice delle Regal contro Elisabetta Bernardi da Valdobbiadene, Comitato Veneto. Boretta contro Leonardo, dunque la prima semifinale. Siamo al quarto di finale tra Elisa Rossato e Elisabetta Bernardi per determinare la terza semifinalista. La quarta uscirà tra Sordello e Pedretti,
Petretti Silvia, perché Petretti Giulia è stata eliminata. Con 36 la Rossato che passa il turno, chiude la sua avventura la Bernardi. Classifica è fatta per le posizioni in base al ranking di qualifica. Ed ora l'ultima sfida tra Elisa Sordello, la campionessa d'Italia di Rieti, da Rubinante Cuneo, Alpi Marittime Entracque, seconda nella classifica di Coppa del Mondo 2019 a livello juniores, sono i 4 punti da un'altra azzurra, la Bortagna, Alba Bortagna, 578 punti per la Bortagna, 574 per la Sordello due anni fa a livello juniores. Chi vince va a affrontare la Rossato, e con il 31 ad imporsi è la Sordello, dunque le due Lisa uno contro l'altra, e le due Valdostane una contro l'altra, Moretta contro Leonardo e Sordello contro Rossato in semifinale. Si preparino poi per le semifinali Cintre femminili, i Vernizzi contro i Vernizzi e Gianola contro Chiara Agostinetto, e i Cintre maschili, il Leone contro Bianca de Valcontoz, due derby a Milevrei. Tutto è pronto per i quarti. Michele Valerio contro Nicola Zanon. Unione Sportiva Carisolo per Valerio, Amilio De Rei per Zanon. Fondista, biatleta, schieronista Zanon. E passa in turno Valerio, bravo Zanon, che comunque tiene uno dei piazzamenti più belli della sua stagione, sicuramente il più bello in questo via di stagione per Zanon. E ora è la volta di Matteo Tanel contro Gianmarco Gatti, 42 Tanel, 48 Gatti. Tanel Robinson, il bolzanino della Robinson Sky Team, contro Gianmarco Gatti, Valanzasca, Alpi Centrali, anche se è Piemonte, e Alpi Centrali hanno le braccia molto larghe. A livello di comitato spaziano ben oltre la Lombardia, anche verso l'Emilia e il Piemonte. Gatti, davvero grande giornata la sua oggi. Dove di fronte il campione del mondo, vincitore della Coppa del Mondo. Attendiamo la tormenta e le conferme. Vince Tanel, bravissimo comunque Gatti, che ha tenuto testa alla grande al vincitore dell'ultima Coppa del Mondo. Tanel dunque che sfiderà Valerio in una semifinale davvero interessante. E ora Francesco Becchis contro Jacopo Giardina. Sei centesimi per Tanel su Gatti. Gatti potrà raccontare di essere arrivato a 6 centesimi dal battere il vincitore della Coppa del Mondo e vincitore dei mondiali, Matteo Tanel, che ricordo da fondista fu 15° in un mondiale juniore 60 anni fa a Liberci, Repubblica Ceca, pista dove qualche anno dopo vinse Arianna Folli su una gara di Coppa del Mondo. Ed ora col 44 Francesco Becchis, bravo Giardina,
anche per lui. Bekis che potrebbe andare a sfidare il fratello, naturalmente il permesso glielo deve dare Luca Curti, che affronterà Emanuele Bekis. Sinora il più appassionante è stata la sfida Tamel Gatti, 6 centesimi appena a favore di Tanel. Dunque Valerio contro Tanel e Francesco Bekis contro Ocuti o il fratello Emanuele, ed è Emanuele Bekis col 41 che si qualifica. Bravo Curti, dunque Bekis contro Bekis, sfida in casa tra i due fratelloni plurimedagliati, plurititolati, e sfida tra Valerio e Tanel, davvero quattro grandi, quattro stelle che brillano nel cielo di Cigala. E ora passiamo alle semifinali. Abbiamo chiuso un semifinali. Dei boccia adesso, no? Chiamiamo Children femminili, Maria Invernizzi contro Aurora Invernizzi, derby del Nordischi tra le due ragazze di Prima Luna della Valsassina. Maria con 11 e Aurora con 15, divise da 1,51, ed è Maria che passa e va in semifinale. Brava comunque anche Aurora, che si classificherà quarta. Quinta sarà Alessia Calegaro e terza sarà la perdente della prossima sfida tra Jasmine Maria Gianola e Chiara Agostinetto, una del Nordic Ski Valsassi dall'altra del Val d'Obbiada nel Veneto, divise da appena 3 centesimi a favore della Gianola in qualifica. La Gianola col 13, l'Agostinetto col 12. Grandi protagoniste di stagione, inizio di stagione, le due sorelle Agostinetto. 12 conferma da parte della giuria, passa il turno Chiara Agostinetto, che affronterà dunque in finale Maria Invernizzi, terza dunque Gianola, quarta Aurora Invernizzi e quinta Alessia Callegaro, in base ai tempi di qualifica. Ed ora due derby valdostani, Gabriele Luis Leone contro Lothar Bianchen, divisi da 1,39, tutti della Minevrei, qui sono quattro della stessa società valdostana in semifinale. Leone primo col 21, Bianchen quarto col 24. E con il 21 è Leone che prevale su Bianchen, che dunque chiude al quarto posto, quinto sarà Oscar Gianola. Ho detto di no. Ed ora Deval contro Conto, 23 Deval, 22 Conto, altro derby valdostano. Teniamo il verdetto da parte della giuria, tiratissimo. 22 Contoz, passa il 22, dunque Conto in finale contro Leone, Deval terzo. Per un centesimo a favore di Contoz su Deval. E vale terzo per un centesimo.
quarto Biancheng e quinto Gianola. E ora andiamo alle semifinali femminili. Borretta contro Leonardo, altro derby in casa Miedereia. Sabrina Borretto contro Giulia Leonardo. Già seconda ad Amatrice, la Borretta. Avvio di stagione felice per lei, oggi che compie 18 anni ed è in finale, brava comunque Giulia che chiude al quarto posto, lei che in una sola stagione, quando era più piccola, vinse 12 gare consecutive nelle categorie minori. E comunque quarta, quinta Latenze, sesta la Bernardi, settima Silvia Pedretti, ottava Paola Beri. E ora Sordello contro Rossato, le due Elisa col 31, Sordello che vince dunque la Rossato, sarà terza, terza Rossato, quarta Leonardo, finale Borretta Sordello, Valle d'Aosta contro Piemonte, la campionessa d'Italia contro la seconda classificata di Amatrice. Ed ora siamo alle semifinali maschili, attenzione amici sportivi, gentile pubblico, stiamo entrando nel vivo con due grandi sfide. La grande sfida tra Valerio, Michele Valerio Carisolo e Matteo Tanel, Trentino e Alto Adige. Col 46 Valerio va in finale e dunque Tanel sarà quarto. Quarto posto dunque per il campione del mondo, la vincitore della Coppa del Mondo Tanel. Ed ora i fratelli Bekis, Emanuele contro Francesco. Due mondiali 2015-2017 per Emanuele, campione d'Italia assoluto, un mondiale per il fratello, vince col 41 Emanuele Bekis che dunque va in finale contro Valerio, terzo posto dunque per Francesco Bekis, quarto posto per Tanel, quinto per Gatti, sesto per Giardina, settimo per Curti, ottavo per Zanon. E dove credo che siamo ormai giunti alle finali con Martina Agostinetto tutta sola che va a affrontare la sua quarta fatica stagionale per cogliere la quarta vittoria dopo Amatrice, dopo Rieti, dopo Melegal, dopo il Lazio e il Veneto, la Liguria di Martina. Una tesserata a Montebelluna, una a Valdobbiade, fanno felice tutto il Veneto le due sorelle Agostinetto col numero 11 Maria Invernizzi, col 12 Chiara Agostinetto, prima e terza stamattina in una gara dove Gianola, Jasmine terza, Aurora Invernizzi e quarta, Alessia Calegare quinta. Con l'11 Vernizzi, con il 12 Agostinetto. Maria che non è parente con un grande schierolista della Valsassina come Nico Vernizzi che è di Cremeno, vicino a Barzio. Con l'11 Maria Invernizzi, Nordischi, da prima luna,
di Valsassina e Chiara Agostinetto del Valdobbiadene, Comitato Veneto. Siamo alla prima finale vera, in quanto l'altra è stata una passerella per Martina Agostinetto. E vince Maria Invernizzi, prima, seconda Chiara Agostinetto, terza Jasmine Maria Gianola. Ed ora passiamo alla finale Cintra maschile con un altro derby valdostano tra Gabriele Louis Leone e Manuel Conto a Midevarei. Per la gioia del presidente Boretta oggi una semifinale femminile e una due semifinali maschili, una finale tutta targata a Midevarei. Verrei che ospiterà, lo ripeto, nell'ultimo weekend di ottobre l'ultima tappa della Coppa Italia al centro di Rapì, su una bella pista permanente di Rapì. E naturalmente sulle strade intorno alla località ai piedi del Cervino. Derby dunque Leone Conto, terzo è Michel Deval, quarto Lothar Bianquin e quinto Oscar Axel Gianola. Finale dunque tra Leone e Conto, poi avremo la finale tra Boretta e Azzurra, Michel Reiner, presente qui oggi a vedere i suoi azzurri che cercheranno di regalare le 7 medaglie che mancano all'Italia per arrivare alle 100 medaglie mondiali. Il Val di Fiemme con il 23 su 24, dunque Deval su Bianquin, classifica confermata rispetto ai piazzamenti. Ora c'è anche la sfida tra Gianola e Aurore Vernizzi, il 13 e il 15. E ora c'è la finale, Leone contro Conto, finale primo e secondo posto Children, i due atleti della Midevarei, del presidente Guido Boretta qui sul traguardo a aspettare i suoi atleti, con il 21 Leone, col 22 Conto, vince il 21 Conto.
Leone, dunque primo Leone, secondo Conto, terzo De Val, quarto Bianchin, quattro atleti della stessa società, la Mideverei, quinto Gianola del Nordischi. Tendiamo di sapere ora se abbiamo la finale terza e quarta children femminili o se andiamo all'assoluta femminile. Vedremo cosa decideranno in partenza. Terzo e quarto posto children femminili, dunque Jasmine Gianola, seconda in qualifica, contro Aurora Edernizzi, Nordic Ski. Gianola ha fatto meglio di Edernizzi di 1,23 in qualifica, tutte e due hanno perso la semifinale. Dunque Martina Agostinetto, Maria Invernizzi e Gabriele Luis Leone sono i primi tre vincitori di giornata. E con il numero 13, Gianola, Jasmine Gianola, conferma il risultato precedente, terza Gianola, quarta Venezia. Ed ora siamo all'assoluta femminile, terzo e quarto, Rossato, Leonardo. E poi avremo Boretta, Sordello. Boretta, 18 anni ieri, mi dicono, non oggi, comunque sia questa grande lo stesso in quelli cigana. Abbiamo Rossato e Leonardo, vanno in terzo posto tra la terza e la quinta della qualifica, con il numero 36 la vincitrice del Nevegal, e con il 33 la giovane Valdostana. E vince la 36 Rossato, confermati i risultati come se non avessimo fatto le finali terzo e quarto sinora. Ed ora la finalissima femminile, attenzione, Sabrina Boretta, Mideverei, comitato Valdostano, e Elisa Sordello, Alpi Marittime Entracque, comitato Alpi Occidentali, una Valdostano, una piemontese, una cunese di Romilante, campionessa d'Italia a Rieti. La Boretta seconda dietro alla Bolzan nella sprint di Amatrice, 18 anni ieri, divise da 1-0-3 in qualifica, con il 32 Boretta, 31 Sordello. E va a vincere Sabrina Boretta, a Villa del Rey, che dunque si fa un regalo di compleanno davvero bello, una grande vittoria in Coppa Italia, dopo il secondo posto di Amatrice, seconda posizione dunque per Sordello, terza posizione per Rossato, quarta Leonardo. Ed ora abbiamo la finale terzo e quarto per la categoria assoluta, con di fronte Francesco Becchis e Matteo Tanel, due atleti che due anni fa sono diventati campioni del mondo insieme nella team event a Madonna in Lettonia, e oggi si sfidano per il terzo posto qui. Daniel secondo anche dell'individuale, Francesco già campione del mondo juniores in due occasioni, D'Anziano di Fiemme con Giardina in poi.
terzo posto per il 44 Francesco Beghis. Anche in questa occasione viene confermato il risultato precedente, se non si facevano le finali erano gli stessi risultati in tutte e quattro le categorie per ora. Ed ora attenzione alla finalissima, Michele Valerio, Unione Sportiva Carisolo, Comitato Trentino, contro il pluricampione del mondo e campione d'Italia Rieti quest'anno, Emanuele Becchi, Salti Marittime, Entracque, Boves, l'uomo che ha vinto il Mondiale 2015 e Adriano 2017 a Solentea. Valerio aveva fatto il miglior tempo col 41. Becchi, attendiamo conferma. Vince ancora lui, l'uomo più veloce del mondo, l'usa in volta dello Schirol, Emanuele Becchis, Alpi Marittime Entracque, piemontese gulese di Boves, davanti a Michele Valerio come ad Amatrice. Valerio primo in qualifica e secondo in gara dietro a Becchis. Dunque secondo Valerio, terzo Francesco Becchis, quarto Matteo Tadel. Ordine d'arrivo stellare da incorniciare per gli amici dello Schiblada Santo Stefano D'Aleto. E ora attendiamo i master con la finale tra due grandi, tra Guido Masiero e Claudio Marchetto. Valdo Piadene uno, Montebelluna l'altro, sono amici, un derby veneto tra due grandi master, un anno di età credo di differenza, 67-66, bravissimi, hanno scritto la storia di questo sport sia Masiero che Marchetto. Terzo posto per Zuliana e dopodiché calerà il sipario. Ed ecco che vince Guido Masiero con la sua classe e la sua eleganza che hanno contraddistinto una carriera luminosa, interminabile. Guido che vince davanti al conterraneo e compagno Marchetto, bravissimo anche Marchetto. Dunque primo Masiero, secondo Marchetto, terzo Giuliano. Bene, tutto dunque si chiude in bellezza. Tutte le finali terze e quarte hanno confermato i risultati delle qualifiche, finali bellissime, avvincenti, con le vittorie dunque di Emanuele Becchis, Alpi Marittime Entracque, di Sabrina Moretta, Mille Verrei, di Gabriele Luis Leone, Mille Verrei, di Maria Invernizzi, Nordic Ski, di Marina Martina Agostinetto, Montebelluna, e di Guido Masiero, Valdo Piadene. Grazie a tutti, naturalmente lo Sciclub Santo Stefano D'Aleto e il Comitato Ligure della Federazione Italiana Sport Invernali vi danno appuntamento tra pochi minuti per la cerimonia.